Allora, ci sono due proposte di modifica dello statuto dell'associazione e poi c'è la mozione generale. Le proposte di modifica dello statuto sono estremamente semplici. Una allarga il direttivo dell'associazione a 8 componenti, perché prima era da 6. E l'altra proposta è cita lo scopo di allargare l'area di intervento dell'associazione, si propone di modificare la denominazione e quindi il simbolo in Associazione Mare Libero Litorale Romano, che comprende un po' più di cose. Per cui su queste cose io direi queste due mozioni, chi c'è il cartellino chi le vuole votare, le vuole votare. Romano, non laziale. Romano. Laziale. Però Romano intendendo anche Fiumicino. Vicino è un altro comune, non fa niente. Va bene, io sono d'accordo. L'amministrazione è palese. 7. Maggioranza e quelli altri mi sembrano più significativi. Libero litorale romano. Una libera litorale romano. Quindi questa modifica. Stai in litorale romano? Claudio, Giuliana è scritta. Simbolicamente c'è scritto, economicamente no. Simbolicamente, economicamente mo basta il posto. Giulia, questo è il primo, penso. Scusate, leggiamo la mozione. La mozione che sottomondiamo alla vostra giudizio eventuale urbanistica. Allora, la mozione cita il congresso dell'istituzione Racino, riconosce il lavoro svolto durante il primo anno di vita dell'associazione, prende atto delle iniziative messe in atto, dei risultati ottenuti e delle difficoltà incontrate. Valuta che, nonostante l'impegno del Comune di Roma e in particolare dell'assessore dottor Sabella, le condizioni di accessibilità delle spiagge del mare sono ancora estremamente difficili e che i gestori degli stabilimenti continuano a non rispettare leggi, regolamenti e ordinanze e che, in evidenza particolare, i diritti dei disabili sono del tutto calpestati. Considera fondamentale, in sintonia con la politica radicale, il diritto alla conoscenza. E in particolare per quanto riguarda le problematiche presenti sul litorale romano, che attraverso l'istituzione di una anagrafe pubblica delle spiagge siano resi pubblici tutti quegli atti che l'amministrazione pubblica ha stipulato con i gestori degli stabilimenti e che quindi i cittadini siano posti nella condizione di conoscere senza pastoie burocratiche concessioni, canoni, planimetrie, sgravi ed eventuali sanzioni imposte. Impegna gli organi statutari e tutta l'associazione a individuare e percorrere le strade che possono realizzare quanto sopra e a sollecitare le istituzioni, specialmente per quanto riguarda le revoche delle concessioni, laddove si verificano palesi violazioni di legge, ordinanze e regolamenti. Impegna gli organi statutari, qualora la mozione del generale di Vaticano Italiani, novembre 2015, dovesse riguardare ancora il diritto alla conoscenza e alla trasparenza delle istituzioni, a chiedere l'adesione ai radicali italiani ai sensi dell'articolo 10 del loro statuto, come associazione non radicale, specificando nella richiesta il preambolo del nostro statuto. Va precisato che lo statuto dei radicali italiani prevede l'adesione di associazioni non radicali su un tema comune e che un rappresentante dell'associazione che si associa, eccetera, può partecipare a scusate, perché si è detto che è un'associazione radicale? Non radicale. Hai capito male? No, questa è la mozione sullo statuto. Scusate, facciamo prima hai detto questa associazione riconosce il diritto alla conoscenza del partito radicale, in sintonia con la politica radicale.
ma non è... No. È un'associazione radicale. Laura, mi sei confusa. Poi c'è il congresso, i fondi, dai. Ma lei deve sapere tutto per poterci difendere, poi. Lei lo fa in qualità di... Sì, ma è quindi, praticamente, concludendo questa cosa, impegno gli organi statutari alla ricostruzione della struttura dell'associazione con la creazione di gruppi di lavoro, con il completamento di membri del comitato direttivo e con la calendarizzazione di riunioni operative. Ritiene importante verificare se esistono le condizioni affinché si possa riprendere la pubblicazione del bollettino attraverso la partecipazione di una forma di redazione. Quindi. No, no, ho fatto osservazioni. Modifiche. No. Ok, quindi passiamo a. C'è la spiegazione, no? Aspetta, c'è qualche contrario? Aspetta. Sì. Aspetta. Si fa un discorso. No, 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 certo, volevo cosa. Se no io voglio di un'altra. Un'altra cosa è di fuori che ci adesso processiamo. Passiamo alla votazione, cioè se non c'è nessun contrario, diciamo che appunto la totalità dei presenti iscritti approva. Quindi però nello statuto originario significa raccoglie l'eredità dell'associazione dell'accenatura all'inizio del discorso. Cioè, che questa soluzione, diciamo che tra parentesi è nata dalla ricerca di, non voglio dire, della soluzione radicale posta. Poi certo che ci dobbiamo adeguare, adattare anche alla situazione attuale, insomma. Quindi mi sembra una mozione che fa bene. Che questa è una battaglia trasversale. No? Ah, c'è, inserire, inserire il termine riferimenti radicali può essere due ostacoli. Chiaramente per un fatto, cioè, per me lo so, non c'è questo problema, però magari per altri ci vuole. Con Gabriele e Claudio, un'aria, qualcosa come 30 anni fa, la cosa 32, vabbè, la visita, vabbè. Con Gabriele, insomma, facciamo i tavoli da Ticaria, ora c'è lo spino. Quindi ci conosciamo bene solo sul territorio. Quindi vabbè, allora, quindi procediamo alla votazione. Abbiamo detto che era un'attività. Sì, questo sì, ok. Diciamo le cariche. Allora, io avevo un'idea che la scolgo in proposta. Io propongo Sobri segretario. Ecco. Questa è la mia proposta, non puoi ognuno, se c'è qualcuno che si vuole viene iscritto. Candidare. Il cognome lo farebbe meglio come tesoriere. I soldi. I soldi. Tesoriere i soldi. Mi metti lui. Vabbè, la mia proposta è ok. Oggi non c'è stato più. Ma da casa che va a muoversi. Io propongo, scusate, dunque, segretario Claudio Sobri, Franco Giacomelli vice, tesoriere Stefano Nelli e del direttivo, cioè, che accettano come direttivo, un po' direttivo, diciamo, non è. Diciamo che è una figura che ogni tanto insomma ci riuniamo per fare tutta la situazione e andare avanti su quella linea politica eccetera eccetera. Direttivo Paolo sei d'accordo nel direttivo Paolo chi? Izzo Paolo di voi, Maria Laura Turco avvocato Gabriele ripropongo nel direttivo dell'associazione e Claudio Izzo che doveva venire non so perché che è praticamente un Izzo è lui a mio posto proporrei Gianni dai perché? Ah perché sì perché ci sta bene detto così. No, perché scusa, allora, tante cose. Scusate, allora questa qua dovrebbe essere la direzione, dico bene? La direzione, stiamo parlando della direzione, direttivo, sì. Direzione. Sì.
Allora, la direzione viene generalmente dopo la nomina al segretario. Ogni segretario se nomina la direzione che vuole. Quindi non è che va... No. No. Cioè sì, ma deve, deve accettare, ma è successiva. Allora andiamoci allora al segretario, segretario, no, appunto, si nominano, si eleggono le cariche principali. Metti caso che adesso si alza Gabriele e dice lo faccio io il segretario, allora, si vota e poi lui sceglie. Vediamo il segretario. Quindi se siete d'accordo il segretario si comincia sempre dal presidente, non c'è, no, allora dal tesoriere, poi il segretario è l'ultimo, prima il segretario Claudio Sofri, quindi voto palese pure, ok, come si perché a casa ma pure se almeno mai contato, non mai contato, io non voto però quest'anno ti scrivi per il prossimo anno, volendo puoi votare se te ne tieni iscritta, ma non mi tengo iscritta, mi trovo subito di votare ha letto il programma, siamo qui e devi lavorare anche tu. Passiamo al vice Franco Giacomelli, che è d'accordo? Chiamata ambulanza! Una seduta! Io no! Io mi oppongo! Lei si mi oppone! Per principio! Adesso io esco! Tesoriere, sempre un livello, ma era contrario, no? Sì. Meno male, sono contento, da domani mi restano bene, quindi adesso potete farlo anche in un secondo momento da statuto, anche perché c'è scritto nello stesso momento, sì, non abbiamo sentito, deve essere quindi dovreste fare un punto anche col vice coordinando la nomina a questo punto del direttivo, anche possibilmente parlando con ciascuno dei membri se la sente o no, se propone qualcun altro, se... quindi si può fare un secondo, secondo me sì. Tra una settimana voi mandate una mail al gruppo di iscritti dicendo il direttivo per l'anno 2016 sarà composto da... Manderemo sulla pagina di Mare Libero, che no, se no poi gli iscritti comuni il direttivo, poi guarda e dice no, e allora tu devi ritornare indietro e dire scusate, dobbiamo correggere perché nel direttivo non c'è. Invece tu lo nomini quando sei sicuro che della rosa effettiva. Anche perché l'accettazione è finalizzata a un po' l'ovvio su quello che sta la previsione politica della situazione, per cui vabbè, trovo giusto pure che sia secondo me. Poi di volta in volta organizzeremo appunto questi gruppi tematici dove ci vediamo da qualche parte e appunto studiamo come portare avanti le tematiche dei problemi. In quel momento andiamo avanti così, ci diamo qualche forte iniziativa con le spiagge, perché non possiamo, come già stato detto, aspettare la primavera, perché sennò ci siamo fregati. Adesso arriva il giubileo, ci possiamo inventare qualcosa per il giubileo. Noi dobbiamo fare pure quell'altra cosa, ospitiamo i turisti con l'altarino sulla spiaggia, va bene, una spiaggia libera, allora, ci pensiamo l'altarino.